sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale ha aperto i miei occhi utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. O Maghyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmahi Sri Gurave Namaha. Buonasera a tutti, a nome del nostro maestro spirituale fondatore Acharya, di questa Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ovvero Sri Srimad Eisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vi voglio dare il benvenuto, benvenuti, benvenute. A titolo personale vi ringrazio per essere qui. E ringrazio non solo chi è presente in questo momento o sarà presente in questa diretta, ma tutti coloro che prima o poi ascolteranno o vedranno questo video. Oggi è il 13° episodio. Hare Krishna, omaggi anche a te, Joel Pugh. Questa serie titolata Narrazioni Vediche. Di cosa parliamo oggi? Qual è il titolo di questa puntata? Allora, siccome leggeremo il 15° capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam, titolato I Pandava si ritirano in tempo, sarebbe stato logico titolare questo. Hare Krishna, anche a te, omaggi, angela nascente. Dicevo, sarebbe stato logico titolare questo episodio I Pandava si ritirano in tempo, ma siccome ho già utilizzato questo titolo nella volta scorsa, in occasione del 12° episodio, mi sono bruciato il titolo. E ho rimediato dando un titolo diverso che è Lo sconforto di Arjuna. Di fatto, in questo capitolo cominceremo proprio ad ascoltare lo sconforto di Arjuna. Hare Krishna Michel Fassion, ben arrivato, benvenuto. Allora, leggeremo il 15° capitolo, ma interessante sarebbe fare un breve riassunto di quello che abbiamo detto in occasione del capitolo precedente. Innanzitutto, devo dire che non ci sono state domande, a parte una domanda di una certa Gabriella di Domenico Antonio, che non so se è in diretta in questo momento, ma non importa, che chiedeva in che modo Krishna ha lasciato il pianeta. Ora io non risponderò a questa domanda, non perché non ne ho voglia, semplicemente perché è già compreso all'interno della puntata questa risposta. Prima di cominciare comunque a leggere questo capitolo, devo fare una piccola premessa, oltre al riassunto. Oh, ma guarda un po', abbiamo anche Claudio Teccolo che ci ascolta da molto lontano. Hare Krishna anche a te, Hare Krishna anche a te, Pietro Fantini. Non vi dico dov'è Claudio Teccolo, anzi ve lo voglio dire, lui sta in India in questo momento, beato lui, lo saluto con tutto il cuore, insieme a lui saluto anche la sua bravissima moglie, Lucy, sono cari amici che, beati loro, si stanno godendo il sole dell'India, piuttosto che questo clima così abbastanza
rigido, e neanche tanto oggi, a dire la verità. Non ci disperdiamo in distrazioni, anche perché oggi sarà molto importante essere concentrati. Allora, premessa, prima della premessa, un breve riassunto. Come mai siamo arrivati fino a questo punto? Nell'episodio precedente abbiamo raccontato il tredicesimo e il quattordicesimo capitolo. Il tredicesimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam è titolato Dhritarashtra lascia il palazzo. Dhritarashtra, che abbiamo soprannominato il re cieco, è rimasto ormai l'anziano, il più anziano della famiglia, e vive a palazzo nella capitale della dinastia Kuru, che è ad Astinapura, sotto la protezione di suo nipote Yudhistira. Ora cosa succede? Che arriva Vidura. Vidura è il fratello di Dhritarashtra ed è partito da palazzo prima che cominciasse questa famosa battaglia, la battaglia di Kurukshetra. Perché è partito? Perché lui non ha preso parte a questa battaglia e ha approfittato di questo momento per andare a fare un lungo viaggio di pellegrinaggio. Lui ritorna a palazzo, ma per un solo motivo, quello di cercare di far capire a suo fratello Dhritarashtra che non era il caso che continuasse a vivere con le comodità del palazzo. Lui ormai era diventato anziano, doveva lasciare la vita materialista per andare a compiere delle attività di purificazione. Riesce a convincerlo. E così, di notte, in incognito, senza farsi vedere da nessuno, questi tre personaggi, Vidura, Dhritarashtra e la moglie di Dhritarashtra, Gandhari, lasciano il palazzo e si dirigono verso l'Himalaya. Quando Yudhistira viene a sapere quello che era successo, si dispera, dice: ma come, i miei zii anziani, lui cieco, dove sono andati a finire? Quasi quasi vorrebbe partire per andare a cercarli. Interviene Narada Muni, grande saggio, dice: fermati qua, dove vuoi andare? Tuo zio ha fatto la scelta migliore che poteva fare, purificarsi di tutte le attività nefaste che ha compiuto durante la sua vita. Quindi lascialo al suo destino. Chi sei tu per intervenire? Chi sei tu per pensare di proteggere qualcuno quando tu stesso non puoi proteggere te stesso? E alla fine dice: comunque, vedrai che tuo zio nel giro di pochi giorni lascerà questo mondo dopo essersi purificato e insieme a lui lascerà anche questo mondo la moglie. E Vidura tornerà a fare i suoi pellegrinaggi. E così si conclude il tredicesimo capitolo. Il quattordicesimo capitolo comincia con Yudhistira che ha una preoccupazione. Suo fratello Arjuna è partito per andare a Dwarka, dove c'è Krishna e la sua famiglia, per trovare istruzioni per come sarebbero potuti andare avanti in futuro. E sono passati 7 mesi e Arjuna non torna. Yudhistira è molto preoccupato, non solo perché Arjuna non torna. Hare Krishna, Claudia Dal Pezzo, benvenuta. Non solo perché Arjuna non torna, ma anche perché sta vedendo dei segnali molto, molto funesti. In pratica, come ho già detto la volta scorsa, ma ripeto, stiamo parlando di un momento storico in cui il Kali Yuga, l'era che stiamo vivendo attualmente, l'era definita l'era della discordia e dell'ipocrisia, si sovrappone all'era precedente che è il Dwapara Yuga. Quindi Yudhistira vede tutti questi segni funesti e vede come le persone cominciano a essere molto
invidiosi l'une dell'altre, c'è una grande discordia, lite in famiglia tra padre e figlio, tra moglie e marito. E sta narrando tutte queste disgrazie che stavano accadendo al suo fratello Bhimasena. Mentre gli racconta tutte queste cose, mentre descrive che cosa stava accadendo, ovvero l'avvento del Kali Yuga, arriva Arjuna. Arjuna era irriconoscibile, aveva perso tutto il suo splendore. E Yudhishthira, nell'accoglierlo, comincia a fargli delle domande. Come stai? Ma ti vedo sconvolto, cos'è successo? E poi gli chiede, siccome lo aveva mandato in missione a Dwaraka per sapere cosa stava facendo Krishna e quali erano i suoi piani, gli chiese anche di Krishna e della sua famiglia. Ma Arjuna era così affranto, così sconvolto, che non riusciva a rispondere alle sue domande. Semplicemente guardava il pavimento. E poi Yudhishthira gli fa l'ultima domanda. Gli chiede come mai sei così? Che cosa è successo? E a quel punto Arjuna prende forza e risponde. Questo è riassunto, ora una brevissima premessa. Siccome in questo capitolo ascolteremo i sentimenti di Arjuna verso Krishna, il Signore Supremo, e sono i sentimenti di quello che è conosciuto come Krishna Sakha, ovvero l'amico più caro di Krishna, io vorrei leggere tutto il capitolo senza fare nessuna pausa. E consiglierei chi di voi ha la possibilità, certo non lo posso consigliare a chi sta guidando la macchina in questo momento, sarei un criminale, e non lo posso consigliare a chi magari si è messo ai fornelli in questo momento, ma chi di voi ha la possibilità e ha questo testo in digitale o in cartaceo tra le mani, può aiutare la concentrazione, evitare le distrazioni, leggere insieme a me questo quindicesimo capitolo. Nel caso non abbiate questa possibilità, vi chiedo gentilmente, per favore, di stare molto attenti, di non essere distratti, perché, ripeto, in questo capitolo ci sono i sentimenti di un devoto. Hare Krishna, Giovanni Astha, benvenuto. Ultima cosa, siccome, ripeto, leggerò il capitolo senza fare interruzioni, non vi dispiacete se non rispondo ai vostri saluti come sono abituato a fare. Detto questo, partiamo con la nostra lettura. Capitolo quindicesimo. Capitolo quindicesimo, dal titolo I Pandava si ritirano in tempo. Verso 1. Suta Goswami disse: le domande di Maharaj Yudhishthira avevano provocato in Arjuna, il celebre amico di Krishna, un forte sentimento di separazione da Krishna, fonte per lui di un grande dolore. La bocca e il cuore di loto di Arjuna si erano seccati per il dolore e il suo corpo aveva perso ogni splendore. Ora, immerso nel ricordo del Signore Supremo, poteva a malapena pronunciare qualche parola. Con grande sforzo, trattenne le lacrime di dolore che gli riempivano gli occhi. Era disperato per l'assenza di Krishna e sentiva crescere sempre di più il suo affetto per lui. Ricordando Sri Krishna e i suoi auguri di benessere, i suoi favori, le intime relazioni familiari
e come egli aveva guidato il suo carro, Arjuna abbattuto, col respiro affannoso, cominciò a parlare. Arjuna disse: O re, il Signore Supremo Hari, che mi trattava proprio come un caro amico, mi ha lasciato. E con lui mi ha lasciato anche la mia straordinaria potenza, che stupiva perfino gli esseri celesti. Mi ha lasciato solo lui, la cui separazione anche solo per un istante immergerebbe tutti gli universi in un vuoto funesto, come corpi senza vita. Solo grazie alla sua misericordiosa forza fui capace di vincere tutti quei principi pieni di lussuria che si erano riuniti nel palazzo del re Draupada per la cerimonia della scelta dello sposo. Con l'arco e una freccia riuscì a trafiggere il pesce bersaglio e conquistare così la mano di Draupadi. Poiché lui era al mio fianco, mi fu possibile vincere con grande abilità il potente re del cielo, Indradeva, con gli esseri celesti che lo accompagnavano, permettendo così al dio del fuoco di devastare la foresta Kandava. E solo per la sua grazia il demone Maya fu salvato da quella foresta in fiamme. Perché noi potessimo costruire il nostro palazzo delle riunioni, meraviglioso capolavoro di architettura dove tutti i principi si riunirono durante il Rajasuya Yagya e ti pagarono il loro tributo. Il tuo rispettabile fratello minore, Bhima, che possiede la forza di 10.000 elefanti, poté, per la sua grazia, uccidere Jarasandha, i cui piedi erano adorati da molti re. Questi re, riuniti da Jarasandha per essere offerti in sacrificio, per essere offerti in sacrificio durante il suo Mai Bharva Yagya, furono così liberati e in seguito pagarono il loro tributo a tua maestà. Fu lui soltanto che fece sciogliere i capelli di tutte le mogli dei miscredenti che avevano osato sciogliere la treccia della tua regina, vestita e purificata per la grande cerimonia del sacrificio Rajasuya. Ella si era gettata allora ai piedi di Sri Krishna con gli occhi pieni di lacrime. Durante il nostro esilio, Durvasa Muni, che mangia sempre in compagnia dei suoi 10.000 discepoli, complottò con i nostri nemici per metterci in una pericolosa situazione. Allora egli, Sri Krishna, ci salvò, semplicemente accettando gli avanzi del nostro cibo. Poiché egli accettò questo cibo, tutti i Muni, riuniti per fare il bagno nel fiume, si sentirono sazi. E anche tutti i tre mondi furono soddisfatti. Per la sua influenza soltanto fu in grado di stupire nel combattimento il divino Shiva e la sua sposa, la figlia delle montagne Himalaya. Così egli, Shiva, fu soddisfatto di me e mi regalò la sua propria arma. Anche altri esseri celesti mi diedero le loro armi. E inoltre riuscì a raggiungere con questo stesso corpo i pianeti superiori e mi fu offerto un seggio semi-elevato. Quando fui ospite per alcuni giorni sui pianeti superiori, tutti gli esseri celesti, compreso il re Indradeva, si affidarono alle mie braccia, che portano il segno dell'arco Gandiva, per uccidere il demone Nivatakavacha. O re, discendente di Ajamida, sono ora separato dal Signore Supremo, la cui influenza mi aveva reso così potente. Le forze militari dei Kaurava erano come un oceano abitato da molti esseri invincibili
ed erano dunque insormontabili. Ma grazie alla sua amicizia mi fu possibile attraversarle seduto sul mio carro. Fu solo per la sua grazia che riuscii a prendere le mucche e a riunire con la forza le corone di molti re, tempestate di pietre preziose, fonte di grande luce. Fu lui soltanto che sul campo di battaglia ritirò a tutti la durata della vita. Fu lui che ritirò il potere di pensare e la forza dell'entusiasmo alle imponenti divisioni militari dei Korva, guidati da Bhishma, Karna, Drona, Salia e altri ancora. La loro organizzazione era esperta e più che efficace, ma lui, Sri Krishna, compì tutto questo mentre avanzava. Grandi generali come Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susarma, Salya, Jayadrata e Vallika diressero contro di me le loro invincibili armi, ma per la sua grazia, di Sri Krishna, non riuscirono a toccare neppure un capello dalla mia testa. Come Prahlad Maharaj, il più grande devoto di Sri Nisimhadeva, non poté essere toccato dalle armi che i demoni usarono contro di lui. Fu solo per la sua misericordia che i miei nemici non mi uccisero quando scesi dal carro per far bere i miei cavalli assetati. E fu a causa della mia poca stima verso il mio Signore che osai fargli condurre il mio carro. Lui, che è adorato e servito dai migliori tra gli uomini che aspirano alla liberazione. Ora, i suoi scherzi spontanei erano piacevoli e meravigliosamente ornati di sorrisi. Si rivolgeva a me chiamandomi, o figlio di Prita, amico mio, o figlio della dinastia Kuru. E tutti questi slanci di cuore tornano ora nella mia memoria e mi turbano profondamente. Avevamo l'abitudine di vivere quasi sempre insieme, dormire, sederci e passeggiare insieme. A volte, quando ci vantavamo delle nostre gesta eroiche, se vedevo qualche irregolarità, lo rimproveravo, dicendo: «Amico mio, come sei veritiero?» Anche in quelle ore, quando il suo valore era minimizzato, lui, l'anima suprema, tollerava tutti questi miei discorsi, scusandomi proprio come l'amico perdona l'amico o il padre perdona il figlio. O imperatore, ora sono separato dal mio più caro amico e benefattore, il Signore Supremo. Perciò non c'è che un gran vuoto nel mio cuore. In sua assenza sono stato sconfitto da un'orda di mandriani infedeli mentre scortavo tutte le spose di Krishna. Ho ancora lo stesso arco Gandiva, le stesse frecce, lo stesso carro tirato dagli stessi cavalli, e io che li guido sono lo stesso Arjuna a cui tutti i re offrivano il giusto rispetto. Ma in assenza di Sri Krishna, tutto questo, nello spazio di un istante, è diventato vuoto e senza senso. È come versare burro chiarificato sulla cenere, accumulare denaro con una bacchetta magica o seminare su una terra sterile. O re, poiché mi hai chiesto notizie dei nostri amici e parenti che abitano nella città di Dwarka, ti dirò che sono stati tutti maledetti dai Brahmana. E come risultato di questa maledizione si sono ubriacati con un vino fatto di riso fermentato e si sono assaliti a vicenda a colpi di bastone, non riconoscendosi più l'un l'altro. Ora sono tutti morti, eccetto 4 o 5 di loro. In realtà
Tutto ciò è dovuto alla volontà suprema del Signore, Dio, la persona suprema. A volte le persone si uccidono l'un l'altra e altre volte si proteggono l'un l'altra. Ora, come nell'oceano i pesci più grandi e più forti inghiottono quelli più piccoli e più deboli, così il Signore Supremo, per alleggerire il fardello della terra, ha impegnato lo iado più forte a uccidere quello più debole e lo iado più grande a uccidere quello più piccolo. Ora, sono attratto dalle istruzioni che mi ha dato il Signore Supremo Govinda, perché tutte sono impregnate dal potere di alleviare il cuore ardente, in qualunque circostanza di tempo e di luogo. Sutta Goswami disse: profondamente assorto nelle istruzioni del Signore ricevute da Lui nella grande intimità della loro amicizia, e immerso nel ricordo dei suoi piedi di loto, la mente di Arjuna si calmò e si liberò da ogni contaminazione materiale. Il ricordo costante dei piedi di loto di Sri Krishna aumentò rapidamente la devozione di Arjuna e di conseguenza ogni impurità svanì dai suoi pensieri. A causa dei divertimenti e delle attività del Signore e a causa della sua assenza, sembrò che Arjuna avesse dimenticato le istruzioni lasciate dal Signore Supremo, ma in realtà non fu così, ed egli tornò a essere padrone dei propri sensi. Poiché era ricco di valori spirituali, i dubbi generati dalla dualità furono completamente estirpati in lui. Così fu libero dalle tre influenze della natura materiale e si stabilì nella trascendenza. Non rischiò più di rimanere prigioniero della nascita e della morte, poiché era libero da ogni forma materiale. Dopo aver appreso che Sri Krishna era tornato nella sua dimora e dopo aver capito che era giunta la fine della manifestazione terrena della dinastia Yadu, Maharaj Yudhishthira decise di tornare a Dio nella sua dimora originale. Kunti, dopo aver colto alcuni discorsi di Arjuna sulla fine della dinastia Yadu e la scomparsa di Sri Krishna, si impegnò nel servizio devozionale al Signore Supremo e trascendentale con piena attenzione, e così ottenne la libertà dall'esistenza materiale. Sri Krishna, il Supremo non nato, fece in modo che i componenti della dinastia Yadu lasciassero il corpo e alleviò così il fardello del mondo. Fu come estrarre una spina con l'aiuto di un'altra spina, anche se entrambe sono uguali agli occhi di chi le controlla. Il Signore Supremo ha lasciato il corpo che aveva manifestato per alleggerire il fardello della terra. Come un prestigiatore, egli lascia un corpo per prendere un altro, come quello dell'avatara pesce e altri ancora. Dal giorno stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò nella sua propria forma questo pianeta terrestre, Kali, che fino allora era stato appena visibile, si manifestò pienamente, creando condizioni sfavorevoli per la gente di scarsa conoscenza. Maharaj Yudhishthira fu abbastanza perspicace da riconoscere l'influenza dell'età di Kali caratterizzata dall'aumento dell'avarizia, della falsità, dell'inganno e della violenza nella capitale, nello Stato, nella casa e tra gli individui. Così si preparò saggiamente a lasciare il palazzo e si vestì in modo adatto. Quindi, nella capitale di Hastinapur, mise sul trono suo nipote come lui esperto e qualificato, nominandolo imperatore signore di tutte le terre circondate dai mari. Poi mise Vajra, il figlio di Aniruddha, nipote di Sri Krishna, sul trono di Mathura come re di Surasena,
E in seguito, Maharaj Yudhishthira compì un sacrificio prajapattiya e accese in sé il fuoco richiesto per lasciare la vita di famiglia. Maharaj Yudhishthira si spogliò subito degli abiti regali, della sua cintura e degli arti ornamenti e perse ogni interesse e attaccamento per le cose materiali. Poi egli fuse tutti i suoi organi di senso nella mente, la mente nel soffio vitale, il soffio vitale nel respiro, la sua esistenza totale nel suo involucro carnale, fatto di cinque elementi, e il corpo nella morte. Quindi come pura identità spirituale divenne libero dal concetto materiale dell'esistenza. Egli annientò così il corpo grossolano. Il corpo grossolano fatto di cinque elementi, nelle tre influenze della natura materiale, poi fuse queste influenze in una sola ignoranza e assorbì questa ignoranza nel sé, nel Brahman, che è inesauribile in ogni circostanza. Poi Maharaj Yudhishthira si coprì con vesti strappate, rinunciò a ogni cibo solido, diventò volontariamente muto e si sciolse i capelli. Tutto ciò lo faceva sembrare un vagabondo o un pazzo senza occupazione. Non dipese più dai suoi fratelli e non sentì più niente, come se fosse sordo. Partì quindi verso il nord, sulle orme dei suoi antenati e dei grandi uomini, per predicare ogni suo pensiero a Dio, la persona suprema, e ovunque andò, visse sempre così. I fratelli minori di Maharaj Yudhishthira videro che l'età di Kali era già arrivata in tutto il mondo e che gli abitanti del regno erano già contaminati da pratiche irreligiose. Decisero dunque di seguire le orme del loro fratello maggiore. Essi avevano praticato tutti i principi della religione, perciò conclusero giustamente che i piedi di loto del Signore Sri Krishna sono lo scopo supremo per tutti. Meditarono dunque senza interruzione sui suoi piedi di loto. Purificata la loro coscienza col ricordo costante del Signore in un sentimento di devozione, essi raggiunsero il mondo spirituale governato dal supremo Narayana Sri Krishna, e raggiungibile solo da coloro che meditano sul Signore Supremo senza deviare. Questa dimora di Sri Krishna, conosciuta come Goloka Vrindavana, non può essere raggiunta dalle persone immerse nella concezione materiale della vita. Ma i Pandava, liberi da ogni contaminazione materiale, raggiunsero quella dimora con il loro stesso corpo. Mentre si trovava in pellegrinaggio a Prabhasa, Vidura lasciò il corpo. Poiché era assorto in Krishna, fu accolto dagli abitanti del pianeta Pitriloka, dove riprese il suo posto originale. E Draupadi vide i suoi mariti che lasciavano la casa senza preoccuparsi di lei. Conosceva bene Vasudeva, Krishna, Dio, la persona suprema. Perciò lei e Subhadra si immersero nel pensiero di Krishna e ottennero lo stesso risultato dei loro mariti. Il racconto della partenza dei figli di Pandu per lo scopo ultimo della vita, il ritorno a Dio, è pieno di ogni buon augurio ed è perfettamente puro. Perciò chiunque l'ascolti con fede e devozione guadagna certamente il servizio devozionale al Signore, la più alta perfezione della vita. Così termina questo capitolo. I Pandava si ritirano in tempo. Hare Krishna. Avete sentito che bei sentimenti che ci sono in questo capitolo? Qui dobbiamo capire veramente cosa significa essere devoti. E l'esempio dei Pandava è un esempio veramente così luminoso. Quindi a questo punto, innanzitutto vorrei
scusarmi con coloro che nel frattempo hanno fatto i loro saluti e, come ho detto prima di cominciare a leggere questo capitolo, non mi sarei voluto distrarre, quindi mi scuso con voi. E comunque ho visto che ci sono stati diversi saluti da parte di diverse persone che conosco anche, e magari alla fine, come faccio a volte, leggerò questi messaggi e questi saluti. Detto questo, abbiamo ancora 25 minuti di tempo. Cosa facciamo nel frattempo? Io direi che possiamo approfondire alcuni punti che qui sono veramente molto profondi. E vorrei cominciare, con il vostro permesso, dal verso 5, perché ci sono anche nella spiegazione di Prabhupada veramente degli insegnamenti profondi che tutti noi dovremmo fare nostri e racchiuderli nel nostro cuore. Il verso in questione dice, ed è Arjuna che parla: ore, il Signore Supremo, che mi trattava proprio come un caro amico, mi ha lasciato. E con lui mi ha lasciato anche la mia straordinaria potenza, che stupiva persino gli esseri celesti. Leggiamo la spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Molto interessante. Il Signore dice nella Bhagavad Gita 10.41: chiunque eccelle in ricchezza, forza, bellezza, conoscenza o in qualunque altra opulenza materiale desiderabile, deve essere visto come l'espressione di un infinitesimale frammento della totalità della mia energia. Perciò nessuno può godere di qualche potere in modo indipendente, cioè senza averlo ricevuto dal Signore. Quando il Signore discende sulla terra con i suoi compagni eterni, anime eternamente liberate, non solo manifesta la sua propria potenza divina, ma dà anche ai suoi devoti, che lo accompagnano, la potenza necessaria a compiere la sua missione di avatar. La Bhagavad Gita afferma inoltre, capitolo 4, quinto verso, che il Signore e i suoi compagni eterni scendono molte volte sulla terra e che il Signore ricorda tutte le sue apparizioni, mentre i suoi compagni, per la sua volontà suprema, le dimenticano. E quando il Signore lascia questo pianeta, porta via con sé tutti i suoi compagni. Il potere e la forza conferiti ad Arjuna erano necessari per il compimento della missione del Signore. Ma una volta compiuta la missione, questi poteri di emergenza, che sbalordivano persino gli esseri celesti, gli furono tolti perché non erano più necessari e non gli sarebbero stati di alcuna utilità per ritornare a Dio nella dimora originale. Se il Signore può conferire o ritrarre ogni potere anche a grandi devoti come Arjuna o anche agli abitanti dei pianeti celesti, a maggior ragione potrà farlo con i comuni esseri viventi, che non sono niente paragonati a queste grandi anime. Nessuno dunque dovrebbe sentirsi orgoglioso dei suoi poteri, presi a prestito dal Signore. Un uomo sano di mente dovrebbe invece mostrarsi riconoscente al Signore per questi benefici e usare i poteri ricevuti al servizio del Signore. Il Signore può ritirare questi poteri in qualsiasi momento, perciò l'uso migliore di questi poteri e opulenze è quello di impiegarli al servizio del Signore. E qui finisce la delucidante e meravigliosa spiegazione di Srila Prabhupada. Cosa dobbiamo capire da queste parole?
che se abbiamo qualche buona qualità, se abbiamo qualche talento, qualcuno è bravo a cucinare, qualcuno è bravo a lavorare il legno, nell'ambito devozionale qualcuno è bravo a cantare, fa dei bei bhajan, dei bei kirtan, nell'ambito devozionale qualcuno veste meravigliosamente le divinità. Tutti questi sono talenti che non ci appartengono in ultima analisi e che Krishna ci può togliere in qualsiasi momento. Quindi la comprensione deve essere che quelli che noi manifestiamo, quelle qualità, quelle caratteristiche, appartengono a Krishna, non ci appartengono. E siccome appartengono a Krishna, le dobbiamo usare al servizio di Krishna. Guardate Arjuna. Arjuna era così potente, con il suo arco Gandiva riusciva a sconfiggere anche gli esseri celesti. Ma senza la potenza che gli era stata data da Krishna, egli fu sconfitto da una banda di mandriani mentre accompagnava le spose di Krishna alla capitale di Kuru, ad Hastinapura, affinché potessero essere protette da Yudhishthira. Michel Falzion dice i poteri che aveva anche Gesù, giustamente, chiaramente. Qualsiasi potere noi abbiamo, qualsiasi talento noi possiamo avere, qualsiasi qualità non ci appartiene. E qual è la prova che non ci appartiene? Che la possiamo perdere in qualsiasi momento. Quindi non dobbiamo essere orgogliosi. Ma qui c'è un altro insegnamento, ancora più profondo. Dice Krishna, scusate, Srila Prabhupada, che questi poteri furono tolti ad Arjuna perché non erano più necessari e non gli sarebbero stati di alcuna utilità per tornare nella dimora di Dio. Che cos'è che ci permetterà di tornare da Krishna? O, se non ce la facciamo in questa vita, di rinascere per poter continuare il nostro servizio? Non sono le qualità. Non sono i talenti, non è la bravura nel fare questo, quello e quell'altro, bravura che il più delle volte, o almeno parlo a livello personale, ci inorgoglisce. Ah, guarda che bravo che sono stato. Ma non saranno queste qualità che ci permetteranno di tornare nella nostra condizione originale. Cos'è che ci permetterà? Il sentimento. Krishna ci può togliere tutto. Ci può togliere il corpo, ci può togliere le qualità, ci può togliere i talenti, ma non ci può togliere il sentimento che abbiamo verso di lui. Quella è una cosa che ci appartiene, quella è veramente l'unica cosa che ci appartiene. Nel momento in cui noi abbiamo un sentimento verso Krishna, nel momento in cui noi dedichiamo la nostra vita a Krishna, cantando i suoi nomi divini, il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Ecco, quello non ce lo toglierà nessuno. Il nostro japa, il nostro canto, non ce lo potrà togliere Krishna, perché quello è il nostro è il sentimento, l'amore che abbiamo verso di lui. Ma tutte le altre cose, come abbiamo visto qui, possono sparire in qualsiasi momento. Noi quindi cosa dobbiamo fare? Continuare la nostra attività devozionale, continuare a sviluppare la comprensione, la conoscenza, a sviluppare il nostro servizio al Signore. Ma non dobbiamo essere attaccati
ha le qualità che lui ci offre, appartengono a lui. Ora io ho fatto questa breve riflessione, ma chi è interessato a comprendere meglio questo punto, io lo indirizzo verso una bellissima lezione che ha fatto un bravissimo devoto, Sua Santità Sacinandana Swami, che è stato di recente, qualche mese fa, qui a Prabhupada Desh. Chi vuole, io ve lo consiglio vivamente, può andare sul canale YouTube di Prabhupada Desh, fare una ricerca e ascoltare questa bellissima lezione di Sacinandana Swami. A me ha aperto veramente il cuore e mi ha aperto la comprensione. Non devo essere attaccato. Se sono bravo, magari anche a parlare, ma ammettiamo che io sia bravo a farlo. Perché in qualsiasi momento Krishna mi può togliere questa possibilità. L'unico attaccamento che devo avere, l'unico attaccamento che tutti noi dobbiamo avere è un attaccamento di cuore, un sentimento amorevole, o comunque un sentimento verso il Signore Supremo. Questa è una riflessione interessante che possiamo fare ascoltando queste parole di Arjuna, parole che poi lui ribadisce. Qui abbiamo letto il quinto verso, nel verso 21, sentite ancora cosa dice Arjuna. Ho ancora lo stesso arco Gandiva, le stesse frecce, lo stesso carro tirato dagli stessi cavalli. E io che li guido sono lo stesso Arjuna, è tutto uguale. Ma in assenza di Sri Krishna, tutto questo, nello spazio di un istante, è diventato vuoto e senza senso. Senza Krishna non siamo niente. E anche qui, interessante ascoltare la bella spiegazione di Srila Prabhupada. Come abbiamo spiegato più volte, non bisogna vantarsi delle piume prese a prestito. Tutte le energie e i poteri vengono dalla fonte suprema, Sri Krishna. Agiscono finché egli lo desidera e smettono di funzionare appena egli li ritira. Siamo proprio sicuri che con l'andare degli anni saremo così brillanti nel spiegare la filosofia? Siamo così sicuri che avremo ancora una voce che ci permetterà di cantare un bel bhajan? O avere la capacità di cucinare un bellissimo pranzo? No, non siamo sicuri. E sentite che bell'esempio che fa qui Srila Prabhupada. L'energia elettrica viene dalla centrale e appena la centrale smette di fornire energia, le lampadine non servono più. Nel momento in cui Krishna non ci dà, noi non siamo niente, noi non serviamo a niente. Nello spazio di un secondo, queste energie possono essere generate o ritirate per la volontà suprema del Signore. La civiltà materiale, priva della benedizione del Signore, non è che il gioco di un bambino. Tutto va bene finché i genitori permettono al bambino di giocare, ma appena i genitori non glielo permettono più, il bambino è costretto a interrompere il gioco. Queste sono parole di profonda verità. Non abbiamo tanto da fare. Ora non voglio dire che dobbiamo buttare alle ortiche se abbiamo qualche qualità, qualche buona caratteristica. Ce l'ha data Krishna. Usiamola per Krishna.
ma non dobbiamo essere attaccati. Questo è uno dei primi insegnamenti che Krishna dà ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Combatti per dovere, senza attaccamento al successo o al fallimento. Se sono riuscito a fare una cosa bella, questo è il ragionamento delle persone, no? Di cui mi ci posso mettere anch'io. Ah, che bravo che sono stato, ho fatto questa cosa. Orgoglio, sono stato bravo, è merito mio. E se magari quella cosa è aver cucinato bene, il giorno dopo dice, io sono stato molto bravo, domani cucino. E fai le stesse cose, fai la stessa preparazione. Ma poiché ci hai messo il tuo orgoglio, quella preparazione, non sarà così buona. Magari ci hai messo troppo sale e diventa troppo salata. E non se la mangia nessuno. Tu volevi fare una bella cosa per Krishna? No, per te stesso. Per dimostrare agli altri quanto sei bravo. E poi Krishna invece ti fa vedere che tu non vali niente. Ora qui apro una parentesi che magari non tutti coloro che ascoltano sarà in grado di comprendere. Ancora oggi ho la fortuna, grazie a Krishna, di uscire, non dico quotidianamente, ma quasi, con i libri di Srila Prabhupada che presento alle persone. Andare per le strade a distribuire i libri di Srila Prabhupada è un grandissimo insegnamento, perché lì capisci veramente, lì il contatto diretto con Krishna è tangibile. Cioè, ti rendi proprio conto. Quante volte mi è capitato di fare una presentazione brillante? Ho detto le parole giuste, le persone ascoltavano quasi rapite dalle tue parole. E avevano il libro in mano, convinti. Sì, questo è un bellissimo libro. E tu, che gli hai dato questo libro? Dentro di te pensi, che bravo che sono stato però, eh? Immediatamente come pensi così, Krishna ti toglie la misericordia. E quella persona generalmente va a prendere i soldi e non riesce a trovare i soldi. Dice, mi dispiace, avevo lasciato lì il portafoglio e non riesco più a trovarlo. Pensa, il tuo orgoglio ha impedito una persona di prendere un libro di Srila Prabhupada. Quanto sei stupido. Quanto sei stato stupido. Perché pensavi di essere tu l'autore, ma noi non siamo niente. E vi posso assicurare che questa cosa non mi è capitata una volta sola. Dal contrario, a volte sei un po' impacciato. Stai presentando un libro di Srila Prabhupada, ma non sai neanche che cosa stai dicendo. Però dentro hai un sentimento, per favore Krishna, fai in modo che questa persona acquisti questo libro. E come per incanto questa persona ti acquista il libro. È incredibile. Cioè, voi pensate che soprattutto quando si presenta un devoto, una persona, vestito in un modo strano, a presentargli un libro ma che libro è? Cioè, che gli parla di tutt'altro. E queste persone lo comprano. È una cosa incredibile. È una cosa che materialmente non ha senso. Eppure, poiché noi abbiamo il desiderio di poter concedere alle persone di leggere le parole di Prabhupada, di leggere questa filosofia, come per incanto, le persone comprano questi libri. E ti ringraziano pure. Tu sei andato lì a prendergli i soldi, a dargli qualcosa che non sanno neanche cos'è. Vestito strano, perché i devoti, si sa, no? I devoti che usano andare ancora in Sankirtan con il dhoti e il kurta.
si presentano, dice, ma questo chi è? Eppure succede l'inverosimile. Allora, vediamo un po' che ora abbiamo fatto. Sono le 18:55. Io avevo altri punti da approfondire e soprattutto mi dispiace di non avere il tempo per approfondire la domanda che aveva fatto questa Gabriella di Domenico Antonio la volta scorsa riguardo a Krishna come ha lasciato il pianeta. L'idea era riuscire a rispondere a questa domanda leggendo i versi dal 21 al 26 in cui Arjuna spiega a Yudhishthira che ormai la famiglia di Krishna non c'è più. Ma siccome non abbiamo tempo sufficiente, vediamo un po' cosa succederà la prossima volta, io vorrei leggere quei messaggi che mi sono arrivati e cui non sono riuscito a rispondere, primo perché leggevo cercando di non distrarmi e poi mi sono fatto prendere dalla foga di raccontare un po' le mie storie. Allora, vediamo un po'. Allora, qui c'è innanzitutto. Scusate un attimo. Allora, credo di non essere riuscito a salutare, se non ricordo male, Francesco Rossi, scusami, ero intento nella lettura, Hare Krishna anche a te. Non ho letto neanche e non ho salutato Rosita Montesanto, grazie, e Marco Di Giorgio. Marco Di Giorgio, che tra l'altro aveva risposto lui, anche se in maniera molto, molto secca, molto concisa, alla domanda che aveva fatto questa Gabriella di Giovanna Antonio, di Domenico Antonio, che mi sembra che stasera non ci sia. Però leggo Allora, Michel Fassion, sì, questo l'avevo letto, i poteri che aveva anche Gesù, che come ripeto, Krishna che dà i poteri. Noi siamo soltanto nel caso, noi, insomma, i veri devoti, non io. I poteri, Krishna dà i poteri a chi poi se li merita e poi li manifesta, come Gesù, giustamente. Poi Pietro Fantini, sembra una domanda, adesso la leggo. Se Krishna non ci può togliere il sentimento di devozione, dobbiamo aver paura dei nostri deficit fisici che ci confondono quando diventano dolorosi? E questo, caro Pietro, dipende da noi. Indubbiamente, a un livello, io non voglio parlare di nessuno, posso parlare di me, a un livello così personale, è chiaro, quando hai qualche difficoltà fisica, siccome non ho realizzato veramente il servizio devozionale puro, ma sono in cammino, è chiaro che ne sappiamo come andrà a finire. Ci sono le malattie, abbiamo un corpo, e il corpo con il tempo che passa ci sono sempre più malanni, ci sono sempre più acciacchi. Quindi non è una cosa. Almeno ti rispondo per quello che ho capito io, Non è una cosa plurale, è una cosa singolare, è una cosa individuale. Dipende da quanto sentimento abbiamo sviluppato realmente per Krishna. Il momento delle difficoltà è la prova di quanto abbiamo veramente capito. Ci sono persone che dimostrano che davanti alle difficoltà, anche se sembravano persone che non avevano capito molto, ma poi al momento della difficoltà si abbandonano a Krishna e dimostrano che quello di cui loro parlavano era in qualche modo realizzato. E ci sono invece altre persone che magari hanno una grande conoscenza, conoscono centinaia di versi, conoscono benissimo la filosofia, che davanti a
un problema fisico si perdono. È una cosa molto individuale. Non so se sei soddisfatto di questa risposta. Naturalmente noi dobbiamo cercare finché siamo sani, dobbiamo cercare di abbandonarci a Krishna. Non dobbiamo pensare, ma al momento c'ho un corpo sano, faccio quello che voglio. E poi quando sarò vecchio mi abbandonerò. No, dobbiamo sviluppare l'abbandono finché abbiamo il fisico per farlo. Perché nel momento in cui non avremo più il fisico per farlo, se non ci siamo abbandonati prima, non ci riusciremo certo ad abbandonare dopo. Detto questo, c'è ancora qualcuno? E siamo già fuori tempo, 19. Grazie a te, Pietro Fantini, spero di averti dato qualche nozione utile. Allora, Mahabharata Ramayana dice, vero, successo tante volte, sembra che tutto sia sotto controllo, poi suma tutto, certo. Sembra tutto sotto nostro controllo, ma invece è tutto sotto il controllo di Krishna. Grazie a te, Joel Piu, per essere stata presente e siamo arrivati alla conclusione. Grazie a te, Michel Fassion. Ringrazio tutti per essere stati così pazienti e tolleranti, soprattutto. Siamo arrivati alla conclusione, è l'orario giusto per concludere questa diretta. Vi do soltanto un input per la prossima puntata. Stiamo entrando sempre di più nella comprensione di cos'è il Kali Yuga e vedremo nel prossimo capitolo, che vi dico subito, ha il titolo molto interessante, che è, arrivo, come Maharaj Parikshit ricevette l'era di Kali. Abbiamo visto come, raccontando questo capitolo, di come Yudhishthira vede che le cose stanno cambiando e loro a un certo punto dicono che okay, se arriva il momento di andare i Disei Veneti, è arrivato il momento di lasciare tutto e abbandonarci a Krishna. E invece rimane Maharaj Parikshit e lui deve ricevere l'età di Kali e vedremo in che modo la riceverà. Grazie ancora per la gentile attenzione, buona serata, Hare Krishna.